Ah, sì, muore, vai. Buongiorno. Buongiorno, vedi? Buongiorno, ciao. Buongiorno. Ti chiami? Simone. Simone, allora. Dai, vai, ci vuole. Perché lei è più alto, più alto, più alto. In fondo più alto. Ecco lì, fermo. Ti impugna il volante. Allora, tieni sul freno, vai sul freno. Pigia forte. Continua a mantenere forte. Fino a che io non ti dico basta freno. Tira su, basta freno. Tira sulla punta. Basta freno. Leva proprio il piede dal freno. No, guarda. Così, tira sulla punta. Senza toccare il freno, poi fai la curva, fai la curva, gira, gira così, quando raddrizzi, riporti il piede sul gas. Okay. Allora riproviamo la sequenza insieme, sei sul gas, sei sul gas, freno, basta, gira, raddrizza e riporti il piede a destra, bravo. 5 giri. Aspetta un attimo, c'è lui. Sì. Ok, piede sul freno, paletta a destra, ti appare uno? Sì. Hai i fari blu accesi, Simone? Sì. Vai, un pochino di gas e la bestia si muove. Aspetta un attimo. Hai mai guidato un Franciacorta, Simone? Sì. Ah, cosa? La mia. Cioè? 100 Abarth. Ah, bellino. Non ti aspettare da questa in curva una tenuta maggiore, questa ti dà soddisfazione quando allunghi, che è quella la grande differenza, qui c'hai 570 cavalli. Mi raccomando, prova a usare il manuale, l'automatico se sei contento, se no poi usi le palette, però hai 5 giri, no? Sì. Ecco, allora, ora accelera, si prova una frenata, vai, accelera. Freno. Basta, un po' più forte. Allora la pista vai, accelera pure, vai alla fine del blu, vedi, alla fine del blu ti stacchi, entri in curva e vai a cercare la seconda fine del blu. Senza salire, scusa, alla fine del blu ti stacchi, entri e giri. Togli appena il gas per favore l'inserimento e poi ti scorri a destra qua. Quante volte hai girato qui? Tra quattro. Qui hanno cambiato la variante, frena. Poi ti allinea ai birilli sinistri e al primo birillo entri in curva. Scala una marcia, sei troppo lento, sembriamo in forma. Ecco, qui dai, sterzo progressivo. Ora comincia a dar gas, ti allarghi verso l'erba, vedi? E poi chiudi la curva così, ma rimani abbastanza largo, lascia seguire nella macchina. Poi vai verso l'esterno qui, dai un colpettino di freno leggero, basta. E poi piano piano la chiudi e ora da qui in poi accelera. Thank you.
qua, bravo. Togli il gas, gira, gira di qua, gira di qua. Vai. Fai a 150.000 giri, non riesco mai a capire con quale marcia fare. Quella lì. Ah, guarda, va di terza e ritardata molto, ma prima, fino a che non sei a corda, io anticipavo tantissimo. Esatto, e finché non sei a corda non devi dare gas, se no ti allarga e vai fuori e perdi traiettoria. Quella non va presa sul cordolo. No, non serve. E in uscita non nemmeno. In uscita un pochino sì, ma dipende con che macchina vai. No, vabbè, chiaro, se no, tutti no. me la portano sul cordolo, stasera la portano a sbagliare. Ah, no, no, certo. La Porsche? No. Ecco qui perché andava forte la Porsche, quella che guidava, quello bianco rosso, il nostro istruttore. Grazie. Sai chi è quel signore lì? Chi è? È l'istruttore più importante italiano al Nürburgring.
Scusa, per quello ti ha passato, non ti sentire offeso. No, no, ma infatti quando sì, poi mi ha passato quel io volevo signore lì è il capo istruttore italiano al Nürburgring. Scusa se lo scemo, insomma. Non abbiamo dei piloti da quattro soldi noi. No, certo. La macchina è prima, la metto in fondo. Fondo, due? Sì. Okay. Ti lascio un bigliettino, qui c'è il mio il nome, qui c'è l'indirizzo TripAdvisor.